Io, ad esempio, non sono uno che esce con i rapper. Ok. O uno che fa amicizia per forza con altri che fanno il mio lavoro. Io, la maggior parte delle volte, quando esco per divertirmi, esco con i miei amici di quando avevo 15 anni. Proprio perché ho bisogno... Di staccare. Di staccarmi, ma anche di avere qualcosa che non è lì perché dobbiamo fare audience. Io, cioè, che figo, oh, bevi la vodka, oh, anche tu, cioè, fatto tra artisti, crea sempre quella roba che sembra un set, no? Sì, sì, è vero. Sembra sempre. Tipo il set di un video. Ecco, quella roba lì a me non mi entusiasma, poi mi capita di farlo, però lo faccio in maniera molto più naturale, meno pensata, mi ci trovo. Mi è capitato di trovarmi pure in situazioni pazzesche, tipo con Macklemore. Non sapevo neanche perché ero lì. Però nel senso, a me capitano le cose nella vita, non le vado a cercare. Ma che capitano, sei fatto la manager. Mi sono fatto la manager del tipo, però è capitato che me la sono fatta comunque, non era così... Perché a me non capita mai? Mai! Questa è una storia incredibile, poi un giorno te la racconto. No, me la racconti adesso. Ah, te la devo raccontare, scusa un attimo, un giorno me la racconti quando? No, vabbè, è che... magari non si poteva dire, non lo so. Vabbè, la teniamo. No, vabbè, ma era una cosa molto semplice, era praticamente, c'erano gli EMA. Ok, sì, 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 gli MTV EMA. Ok. E praticamente... Gli EMA, mi pensavo fossero un gruppo EMA. No, gli MTV Music Awards. E praticamente io ero stato invitato in questa terrazza dove c'erano più che altro addetti ai lavori, manager, eccetera. E mi ricordo il presidente della mia etichetta mi ha fatto una battuta, mi ha detto questo. No, mi ha detto, vedi, se tu sapessi l'inglese... potresti riuscire a parlare magari con lei, e indica questa bellissima ragazza. E io, forte dei miei 4 vodka lemon, gli rispondo, ma non serve, fidati, guarda. Allora, ma io completamente così, inizio a parlare con lei, ma io non parlo veramente inglese, ora un po' di più, ma al tempo niente, dicevo così a caso. Solo che lei era divertita dal fatto che io cercassi di parlare inglese e inizio a baciarmela davanti a tutti, no? Mi ricordo che tutti facevano i video. Così lei poi, siamo rimasti in rapporti, il giorno dopo mi ha detto, dai, raggiungimi in hotel. Ok, e poi sappiamo quello che è successo. E poi è successo che sono andato su in... poi praticamente lei fa, vieni con me, io pensavo andassimo in camera, invece finiamo in questo attico dove c'era tipo Ed Sheeran, Justin Bieber, erano tutti là a fare questa festa, perché lei era la manager dei 21 Pilots. Ok. Di altri artisti. E tu hai beccato Justin Bieber e Ed Sheeran? Sì, io ho beccato tutti loro lì. E non me l'aspettavo, quindi è stato tipo scioccante, no? E lei mi presentava come il suo ragazzo, io ero lì ormai, ho detto vabbè. E quindi ho conosciuto tantissima gente di quel mondo, no? In quella serata, ma io ovviamente non riuscivo neanche a parlare, neanche se lo sapevo l'inglese, comunque l'avrei parlato in quel momento. E niente. L'arte del freestyle. Esatto, è incredibile.